Salve a tutti, sono Angela della Bievol. Oggi insieme vedremo come configurare un telefono Gixpi 2124. Si tratta di un telefono Grand Stream, per cui ringraziamo la casa madre, quindi Grand Stream, leader nel settore VoIP, per averci fornito l'unità demo. Allo stesso modo ringraziamo Allnet Italia, fornitrice in Italia di prodotti Grand Stream. Passiamo adesso alla descrizione del Grand Stream. Il Grand Stream è un telefono IP costituito da uno schermo LCD retroilluminato di dimensioni 240x120. Supporta sino a 4 account SIP e una teleconferenza a 5. Ha delle potenzialità audio ad alta qualità, con caratteristiche all'avanguardia, ed è utilizzabile e introducibile in azienda per impostazioni quali segreteria. Procediamo quindi con la configurazione del Grand Stream. Innanzitutto dobbiamo collegarlo all'alimentazione e alla rete. Se disponiamo di un server DHCP, l'indirizzo IP verrà visualizzato sul LED del telefono, quindi in questo caso 192.168.0.169. Nel caso in cui invece non disponessimo di un server DHCP, dobbiamo procedere a fissarlo come statico. Quindi posizioniamoci nel menu pigiando il tasto centrale e posizionandoci in network. Digitiamo l'ok sempre col pulsante menu centrale e in IP setting andiamo a definire anziché DHCP static IP. Successivamente posizioniamoci in IP e definiamo l'indirizzo IP statico che vogliamo assegnare, nel nostro caso 192.168.0.170. Scegliamo OK per confermare. Successivamente configuriamo la netmask, quindi posizioniamoci in netmask e clicchiamo OK. Inseriamo la netmask, quindi 255.255.255.0. E scegliamo OK. Successivamente andremo a definire il DNS server 1, il DNS server 2 e le altre impostazioni dall'interfaccia web. Scegliamo back, OK, e ci chiede ovviamente il riavvio del telefono per applicare le modifiche. Scegliamo reboot. Nel nostro caso gli indirizzi IP erano già presenti in quanto precedentemente configurato. L'inserimento ovviamente delle cifre è molto semplice, basta utilizzare il tastierino numerico. Attendiamo adesso il riavvio del telefono e quindi dobbiamo verificare che l'indirizzo IP acquisito sia il 192.168.0.170. Quindi vediamo che l'indirizzo IP acquisito è il 192.168.0.170. Leghiamoci quindi sul computer e digitiamo in qualsiasi browser l'indirizzo IP stesso. Vediamo che l'orario e la data sono errati, in quanto non abbiamo precedentemente impostato i DNS, quindi il telefono non è collegato a internet. Questa opzione la faremo insieme dall'interfaccia web. Procediamo con la configurazione del telefono da interfaccia web. Digitiamo nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser l'indirizzo IP del telefono, quindi 192.168.0.170, e loghiamoci inserendo la password di default, ossia admin. Posizioniamoci nelle impostazioni, quindi setting, e andiamo a definire i parametri dell'indirizzo IP che non abbiamo precedentemente configurato dal telefono. Inseriamo quindi, dopo aver verificato l'indirizzo IP e la subnet mask, il gateway, quindi 192.168.0.2 nel nostro caso, e il server DNS. Il server DNS ci servirà affinché il telefono possa navigare in internet e quindi potrà aggiornarsi la data e l'ora. Come server DNS inseriamo l'indirizzo IP del centralino. Scorriamo le impostazioni
e definiamo ad esempio il formato della data e dell'ora ed infine procediamo con il salvataggio e quindi il riavvio del telefono. Adesso procediamo nel collegamento di un account. Quindi scegliamo di configurare l'account 1, inseriamo come account name il numero dell'interno, quindi 252, come SIP server l'indirizzo IP del centralino, come outbound proxy sempre l'indirizzo IP del centralino, quindi 192.168.0.151, come SIP user ID il numero dell'interno 252, come authenticate ID sempre 252 e inseriamo la password dell'interno. Ovviamente questo interno è stato precedentemente creato sul centralino FreePBX. Possiamo qui andare a definire altre opzioni, ad esempio il DTMF come via RTP o via SIP info, a seconda dei toni che si vogliono riconoscere. Definire ad esempio una suoneria differente per questo tipo, questo account. Ad esempio, se far visualizzare le chiamate anonime, i tipi di codec e infine clicchiamo Update e Reboot per applicare le modifiche effettuate. Dopo il riavvio, vediamo nella pagina principale che l'account 1 risulta correttamente registrato. Quindi lo vediamo anche accedendo al centralino. In Basic Settings possiamo andare a definire altre ulteriori opzioni, ad esempio il Line Key. I Line Key sono tutti quei tasti posizionati a sinistra e a destra dell'LCD. Scegliamo di definire il Line Key 2, quindi come Key Mode scegliamo ad esempio Transfer, ossia l'azione che pigiando quel tasto deve essere effettuata. Come Account scegliamo l'account 1, ossia quello registrato, e come nome e user ID andiamo a definire il numero dell'interno a cui vogliamo effettuare il trasferimento. Ciò significa che pigiando il line key 2 la chiamata verrà trasferita all'interno definito. Allo stesso modo possiamo andare a definire i multipurpose key, ossia tutti quei tasti che si trovano a destra dal telefono e che hanno come stato più o meno gli stessi del line key. Decidiamo quindi di configurare il multipurpose key 1. Come key mode scegliamo BLF, quindi Busy Lamp Field, per verificare quindi che un determinato interno sia libero o occupato. Come account scegliamo l'account 1, quindi quello registrato, e infine andiamo a definire in name e user ID il numero dell'interno del quale si vuole verificare lo stato. Infine andiamo a cliccare su Update, quindi Reboot, per applicare le modifiche effettuate. Dopo il riavvio, riloghiamoci all'interno del telefono e andiamo a visualizzare ad esempio le impostazioni avanzate. In Advanced Settings possiamo definire diverse ulteriori impostazioni, come ad esempio la password di amministratore, di amministrazione, quindi modificarla in maniera differente da quella di default. Possiamo abilitare il download della rubrica. Possiamo definire le LDAP directory o possiamo scegliere il linguaggio di visualizzazione. O infine scaricare la configurazione del telefono stesso. Procediamo adesso ad effettuare dei test di chiamata. In particolare verificheremo il tasto BLF e il tasto rapido della Line Key. Quando andiamo a configurare il Grand Stream, verifichiamo che sono presenti le configurazioni di Multipurpose Key,
ossia tutti questi tasti che sono presenti alla destra, diciamo, del telefono, e i line key, cioè tutti questi tasti che sono presenti attorno al LCD. Noi abbiamo configurato il line key come secondo tasto, quindi questo, in modo che si possa attivare velocemente il trasferimento a un interno, nel nostro caso il 202, mentre i multipurpose key come il tasto 1 come BLF, quindi per verificare rapidamente che l'interno sia occupato. Effettuiamo la chiamata e attendiamo la ricezione della stessa. Stiamo ricevendo una chiamata, quindi verifichiamo contemporaneamente che i due tasti lampeggiano. Rispondiamo alla chiamata e pigiamo il secondo tasto per attivare il trasferimento all'interno 202. Verifichiamo che il trasferimento è stato effettuato e che quindi l'interno 202 è occupato e il LED compare quindi di colore rosso. La chiamata è tornata indietro in quanto l'interno 202 non ha risposto alla chiamata. A seguito della richiesta da parte dei nostri clienti di impostare suonerie differenti per chiamate interne ed esterne, andiamo adesso insieme a effettuare proprio questa operazione. Quindi posizioniamoci in Accounts, Account 1, ossia l'account che abbiamo insieme precedentemente registrato, dove sono presenti appunto tutte queste differenti impostazioni. Posizioniamoci in Match Incoming Color D e in corrispondenza della prima riga inseriamo Priority e la tipologia di suoneria, ad esempio la suoneria 1. A questo punto andiamo a cliccare su Update e Reboot per salvare le impostazioni. Successivamente accederemo a FreePBX e andremo ad impostare nelle inbound route e in particolare nelle alert info un particolare parametro. Questo parametro permetterà al telefono di riconoscere se la chiamata è esterna o interna e quindi applicare la suoneria differente. Accediamo quindi al centralino FreePBX. Loghiamoci inserendo nome utente e password e in Setup accediamo ad Inbound Route. Selezioniamo il principale tronco e nelle Alert Info andiamo a inserire punto e virgola info uguale Priority, dove Priority è lo stesso nome che abbiamo inserito precedentemente all'interno della configurazione del telefono. Infine, sotto la voce contatti possiamo andare a creare fino a 2000 contatti, memorizzati quindi sul telefono. È possibile anche importare e esportare la rubrica in formato XML. Adesso andiamo insieme a vedere come effettuare l'importazione e l'esportazione dei contatti. Sono presenti due link direttamente all'interno della scheda contatti, ossia Import ed Export Phonebook. Innanzitutto posizioniamoci su www.beable.it/download/grandstream.zip e scarichiamo appunto il file contenente un esempio di rubrica XML. Diciamo questo perché GrandStream ha bisogno di una determinata formattazione per la rubrica XML affinché i contatti vengano riconosciuti. Cliccando sul tasto destro Apri, possiamo visualizzare la formattazione del file XML. Procediamo quindi con l'importazione, posizioniamoci in Contacts e quindi clicchiamo su Import Phonebooks XML. Clicchiamo su Scegli file e andiamo a caricare il file precedentemente nominato, quindi rubrica.xml. Clicchiamo su Apri e clicchiamo su Upload per effettuare appunto l'upload del file stesso.
attendiamo che i contatti vengano caricati. Per ciascun contatto è possibile sia modificarlo cliccando sulla seconda icona che scaricare il singolo contatto. Quindi è possibile modificare per esempio il nome, il numero di telefono, l'account al quale è collegato o posizionarlo in un determinato gruppo. Allo stesso modo, quindi, cliccando invece sulla prima icona andiamo a scaricare il contatto singolo in formato WCF. Procediamo quindi con l'esportazione della rubrica cliccando semplicemente su Export Phonebooks XML e quindi abbiamo il file phonebooks.xml che sarà dello stesso formato del file rubrica.xml precedentemente caricato. Il nostro obiettivo è quello di caricare sul telefono GrandStream un logo personalizzato, quindi sostituire il logo della GrandStream con un logo della propria azienda. Posizioniamoci su www.beable.it/download/grandstream.zip e andiamo a scaricare il file zip contenente i file che ci serviranno per la configurazione del logo. Andiamo a estrarre i file nella cartella GrandStream e all'interno della stessa è possibile visionare il file in BMP, ossia l'immagine stessa che noi andremo a caricare. La cosa fondamentale è che questa immagine sia di dimensioni 89x46 in formato BMP bit 1, ossia il formato che viene riconosciuto dal telefono stesso. Questi parametri sono fondamentali. Successivamente dobbiamo decodificare il logo stesso in Base 64, quindi posizioniamoci su questo sito e andiamo a caricare il file BMP precedentemente analizzato. Clicchiamo su Encode e visualizziamo la decodifica dello stesso immagine. Selezioniamo tutto e copiamo lo stesso. Questo ci sarà utile nel file che adesso andremo insieme ad aprire. Innanzitutto andiamo a creare una cartella, logo la chiamiamo, nella quale carichiamo sia questo file che il file BMP. Dopo ci sarà utile questa cartella nel caricare queste immagini all'interno del telefono utilizzando un TFTP server, ma dopo vedremo insieme come fare. Andiamo quindi ad aprire il file XML e posizioniamoci nell'area Company Logo. Impostiamo il primo parametro anziché true in false e tra i tag bitmap andiamo a incollare il codice precedentemente copiato. Infine andiamo a salvare il file. Andiamo a scaricare il TFTP server. Noi scegliamo TFTP D32, scarichiamo la versione eseguibile corrispondente al proprio sistema operativo, nel nostro caso a 64 perché il nostro sistema è 64 bit. Eseguiamo il file e procediamo ad installare il software stesso. Apriamo il software, eseguiamolo come amministratore in Windows 7 e andiamo a configurarlo. Come directory principale andiamo a definire la cartella logo presente sul desktop precedentemente creata e
come server interface andiamo a inserire l'indirizzo IP del computer sul quale noi ci troviamo, che funge da server, quindi Windows 7 nel nostro caso 192.168.0.54. Accediamo al telefono e andiamo a definire anche qui l'indirizzo IP del server al quale il telefono si dovrà collegare. Quindi accediamo a Settings, Advanced Settings, nella zona Idle Screen XML Download scegliamo Yes TFTP e come server appunto inseriamo l'indirizzo IP del nostro server, ossia nel nostro caso è il Windows 7, 192.168.0.54. Scegliamo quindi Update e Reboot per salvare le operazioni effettuate. Attendiamo il riavvio del telefono. Durante il riavvio vedremo che il telefono si collegherà al server e caricherà i file presenti all'interno della cartella logo. Adesso andiamo a verificare che sul telefono il logo è stato caricato. Dopo aver configurato il Grand Stream dall'interfaccia web, andiamo insieme a verificare che le modifiche effettuate siano realmente salvate sul telefono. Quindi andiamo ad avviare il telefono per visualizzare il caricamento del logo della nostra azienda. Visualizziamo quindi il nuovo logo sull'LCD del telefono e vediamo anche che la data è stata aggiornata, la data e l'ora, dopo aver configurato i DNS. Andiamo adesso a verificare la presenza dei contatti importati. Quindi andiamo su Menu, Phonebook e vediamo i tre contatti importati. Adesso andiamo insieme a effettuare un test per verificare che la suoneria interna sia differente dalla suoneria esterna. Facciamo un test adesso di chiamata esterna. You have a call from 39340261148. Questa è la suoneria per una chiamata esterna, invece per una chiamata interna la suoneria è differente ed è la seguente. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati.